Dunque, non so che cosa ci attende in questa zona, però voglio vedere il sogno di SpongeBob. Che sonno! No, dai, non ti addormentare in piedi. Il sogno. Vediamo. Porta i sogni. Quali disavventure ci attendono in questo sonnambolico reame sommerso? Bolle dei sogni. Sono circondato da bolle dei sogni. Chissà cosa vuol dire. Bella domanda. Gary, che ci fai qui? Miau. Sì, che per un attimo aspettavo parlasse. Allora sto sognando. Se è così, per prima cosa sognerò di avere un bel paio di baffi. No, ti prego. Grazie, Gary. No, dai. Mi dà un'aria più vissuta, vero? Speravo che gli dessero i baffi quelli del film, quelli fatti da alga. Però così è anche peggio. Altro lavoro. Beh, è vero che mi servirebbero altre spatole d'oro, ma da dove comincio? Ma poi valgono le spatole d'oro sognate? Miau. Vuoi dire che in ogni bolla dei sogni c'è una spatola d'oro? Ok. Sono pronto! Sì, Gary, farò attenzione. Ok, ok. No, me li hanno tolti i baffi. Se esco di qua mi fa tornare indietro. Ok, questo è lo shortcut. Vediamo se c'è qualcosa. A parte, vabbè, fresco come una brezza primaverile. Le mutande dietro casa. D'accordo, quindi posso arrivare qui? Direi di no, è solo una via di ritorno. Quindi aspettiamo i cubotti. Quanto lenti però, mamma mia. Ok. Stiamo iniziando ad aumentare un po' la difficoltà, vedo, eh. Allora, aspetta che si girano. Perfetto. No, fermo. Ok, cazzo. Mamma mia, mamma mia. Allora, non avevo tenuto in considerazione effettivamente il robottone. Credo proprio che per un attimo ho pensato di non arrivarci, ti dirò. Dai, allora. Perfetto, ok. Ammetto che è stato inatteso. Ok, rieccoci qua. Questa volta senza robottoni che ci sparano. Ecco fatto. No. Ok, eccoci qua, perfetto. Allora, c'è un checkpoint nell'eventualità. Questo che cosa mi serve? Ok, no, non ci arrivo. Allora, qui c'è una spatola d'oro, ma non ci arriviamo, giusto? No, per poco non ci arriviamo. Il che vuol dire che dovremmo usare quello. Io intanto, per sicurezza, controllo missione, lancio, ok. Se ci arrivo, ecco appunto. No, ah ok, no, pensavo di aver preso la spatola. Se ci arrivo, li facciamo già saltare in aria questi. Credo che nella distanza ogni volta si rigenera la bolla. Ok, va bene. Calmo. Vai piano. Calmo. Che devo vedere cosa c'è in giro. Ok, siamo a casa di Sandy. Casa di Sandy c'ha un punto di salvataggio. Che almeno se cadiamo siamo al sicuro. Come fa a essere ancora vivo? Che cosa nasconde casa di Sandy? Sembrerebbe nulla di importante. Te! Ecco fatto. È troppo bello. Non posso. Però ovviamente ci entreremo ora. Per entrare devo pagare? Credo. Ah no, il sogno di Sandy sono sogni separati, ok. Ah ok, dicevo, che cosa mi hai sbloccato? Allora, una cosa alla volta. No! Ok. Calmo, calmo. Che fastidio. Allora. Ok. È un po' come il minigioco, quello del film, quello nella parte. Non so dove devo andare, non so dove devo andare. Quello nella parte finale, quello che facevamo con Patrick. Scusami, io devo saltare in alto, sì, ma in alto dove?
Perché forse a casa di Squiddy? Eh sì, a questo punto... Oh, che culo. Non so con che angolazione siamo salvi. Dicevo, non so dove dovevo andare, però casa di Squiddy mi sa che era la soluzione. Perfetto. Quindi ora andiamo il paio di mutande, vabbè, anche se non ci servono. Altro checkpoint, quindi possiamo entrare nel sogno di Squiddy, ma con altre 1000 monete, immagino, arriveremo al Krusty Krab. O forse a casa di Patrick addirittura. Ma logica, visto la vicinanza, credo prima da Mr. Krab e poi da Patrick. Vediamo. Ok, ma è a scivolata? No, ok, allora devo capire un attimo i tempi. Madonna mia, ma che culo. Madonna, vabbè, allora, questa purtroppo è stata perché si è girata. Però che culo che ci siamo di nuovo messi nell'angolino. Giusto, giusto. Allora, questo, no, ok, ok, dai che ci siamo. Quindi ora, cacchio, e niente. Vabbè, siamo sopravvissuti. Ah, c'è quello che dorme, ok, aspetta. Ma quello che dorme, i missili. No, non li allontana, perfetto. Devo solo prendere l'angolazione giusta, allora. Salutate il mio piccolo amico Bolla. Preso. Ok, prossima conchiglia. Che poi in realtà devi pagare per forza se vuoi proseguire in questa zona. Non è che hai molta scelta. Quindi qui. Aia. Ok. Ok, gira. Perfetto. Ok, questa è stata un po' a fortuna, ma ce l'abbiamo fatta. Facciamo esplodere l'amicone qui. Dai, vai, 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 colpiscilo ancora. Colpiscilo prima che si riforma, perfetto. Ok. E siamo a casa di Patrick. Andiamoci a prendere l'altra spatola. Ecco fatto, 66 spatole. Ora, dobbiamo capire come prendere quella spatola. In teoria però abbiamo completato tutta questa zona. Ok, no, era solamente messa molto male la zona. Cioè non era impossibile arrivarci, ma era... Era veramente... Ma che cacchio. Messa male. Ok, preso, finalmente. Buonanotte, spatole d'oro. Vediamo. Trova tutte le spatole nel livello del sogno. Finalmente, tra l'altro, aggiungo. Dunque, inizierei dall'ultimo, quindi facciamocela a ritroso, magari. Patrick, tu hai una spatola d'oro. Dammela. Dammela. Arena, SpongeBob, dovrai superare la mia prova prima di avere questa spatola d'oro. Sentiamo. D'accordo, allora, sfida accettata. Benissimo. Ti sfido a trovare la spatola d'oro. Me la infilo nel cu. Ce l'hai tu. Sfida superata. Ecco la tua ricompensa. Mi fa così strano sto livello. È stranissimo. Patrick, che cosa nascondi qui nel vuoto? E ok, questa prima parte è fatta. Andiamo da Sandy. Eccoci qua. Speriamo che anche lei ce la dia gratis. Ok, non credo proprio. Wow, ma non me l'aspettavo che fosse così lungo. Wow, il tuo sogno è colossale. Sì. In Texas facciamo tutto in grande, perfino i sogni. Allora, sei la persona giusta per raggiungere la spatola sopra quella ghianda d'oro. Ok. Nel mio sogno, le regole le faccio io. Prenderò quella spatola più veloce di una leper texana che attraversa un'autostrada. Ok, però c'è il... c'è il pullman. Il che vuol dire che o SpongeBob serve solo per tornare indietro o c'è qualche pezzo dedicato a lui. Sì, credo proprio che serva solamente per tornare indietro. Andiamo. Quindi la sfida di Sandy è tutta... cacchio.
Una scivolata di sotto. Allora, calmi un attimo. Fammi dare un'occhiata. Ok, non mi sembra di aver dimenticato nulla. Proseguiamo. Cacchio. E dai, perfetto. Ah. Allora, potevo aspettarmelo, ma non pensavo che il camion di letame mi avrebbe fatto danno. Oh, aspetta. Ok. Spero che i percorsi alternativi non nascondano nulla di segreto. Ah, ok, questo era il contromano. Ok. Meno male che Sandy con l'elicottero può fare quello che vuole. Meno male. Ciao Plankton. Perché? Ok. È il tuo mettere delle sfide nei propri sogni. Noi scoiattoli siamo dei veri duri. Oh, vediamo se lo sei abbastanza da dondolarti fin laggiù. Ci arrivo, spero. Io ci riuscirei anche dormendo. Lo stai già facendo. Tu stai dormendo. E infatti, anche dormendo. Ti darò una bella spatola d'oro se riuscirai ad arrivarci tutta intera. Sarò D'accordo. Così veloce che ti farò girare la testa più rapidamente di un rospo su una giostra. Perché non posso avere dei sogni normali in cui domino il mondo intero? Perché sei nel mio sogno. Ok, dobbiamo arrivare dall'altra parte senza farci la bua. Eccoci qua. Vediamo, dovrei arrivarci. No, per poco. Ok, non è difficile, è solo questione di distanza qui. Vediamo, forse mi devo proprio spingere. Esatto, fino al massimo. E poi lasciarmi andare. Sparisci, piccolo rompiscatole. Cacchio. Troppa gente, kaboom. Ma io posso saltarci qua sopra? Allora. Vai. Aia! Ok. Preso. Distrutto. Andato. Ok, non dovrebbe esserci più nessuno, a parte voi due. Posto. Ok. Spatola d'oro ottenuta, ma ce la darà anche Plankton, quindi saranno doppie? Non lo so, scopriamolo. Ok, così va meglio. Intanto, la prima è presa. 69 spatole d'oro. C'è qualcosa nascosto qua dietro? Sembrerebbe di no. No, c'è un calzino. Effettivamente non ho guardato i calzini. 1 su 5. Beh, gli altri calzini potrebbero essere nascosti nei sogni degli altri, perché nel percorso di prima non ne ho visti. E da Patrick, beh. Torniamo da Plankton e ci facciamo dare un'altra spatola d'oro, a meno che non fosse questa. Scusatemi. Eccoci qua. Plankton? Tutto questo magnifico caos sprecato per dei barattoli senza cervello. Ok, va bene, grazie della spatola. Allora, proseguiamo intanto. Eccoci qua. Calmo, che ste curve sono belle strette. Ecco fatto. Non so se dovevo andare da quella parte, ma a questo punto mi cambia relativamente poco. Sì, mi sa che dovevo andare da quella parte, visto che siamo tornati indietro. No, sì, boh, non lo so. Sì, mi sa. Calmo. Ok. Incredibilmente non siamo ancora caduti. Mi sa che era la strada giusta, stavo per dire. Ok. Mamma mia. Ma certo che sognare letame, voglio dire. Che poi in realtà dicono che se sogni letame, per non essere volgare, vuol dire che ti stanno per arrivare soldi. Ma stiamo facendo... Eh sì, abbiamo fatto il giro in tondo. Cavolo, avevo ragione allora. Allora, se ho
capito dove dobbiamo andare. Adesso da questa parte, esatto, dovrebbe esserci questo percorso. Vediamo se è quello giusto, speriamo. Speriamo sia quello giusto. In teoria mi sembra di sì, sai? In teoria mi sembra quello corretto, spero. C'è un razzo texano intanto. Molto, molto pieno questo sogno. Non so se avete visto il video di Yotobi, quello sui sogni. A voi capita di fare dei sogni e non ricordarveli? Cioè, capita a tutti, immagino. Però ci sono sogni talmente lucidi che a volte ti rimangono proprio impressi fissi nel cervello. E altri che secondo me sono talmente strani che non li dimentichi perché sono chissà cosa. Ma proprio il fatto che sia così strano, madonna mia. Calmo, allora, una cosa alla volta. Così strano te lo fa ricordare. Allora, intanto c'è un calzino. Vediamo se riesco a uccidere l'amicone. Ok, aiuto. Calmi tutti, sti robot ruttoni no. Ecco fatto. Intanto, mutanda e vieni qui. Rigenerante. Calzino. Beh, Patrick sarà contento. Kawabunga! Perfetto, ma le mucche le posso, tipo, sai? No? Vediamo da questa parte prima. No, nient'altro. Ok, due calzini li abbiamo trovati. Proseguiamo. Ecco fatto. Altra mutanda. Madonna mia, ma sempre più strette ste piste. Effettivamente credo che questo sia un picco di difficoltà per i bambini. Abbastanza non impossibile, ma già un pelo più alto, visto che ci vuole comunque un minimo di precisione per non cadere di sotto. Oh, cavolo, calmo. Sì, cavolo, poi sta aumentando anche l'altezza e piano piano si stringe, si allarga. Queste sono le difficoltà che servono nei giochi da bambini. Cioè, spero che anche il gioco originale fosse così e che... Madonna mia. Io capisco sognare soldi, Sandy, però cavolo, c'è tutto un limite, mi sa. C'è troppo letame nei tuoi sogni. Però questi secondo me erano i picchi giusti di difficoltà. Non sono impossibili, ma ti richiedono la giusta dose di attenzione e precisione. Vai, 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 supera la mucca, supera la mucca. Aia, cavolo. Mi ha fregato la mucca. Mi ha coperto la visuale. Ok, dai. Quanto ci mancherà la fine di sto sogno? Eccoci. Siamo arrivati, credo. Sì, sì, sì. A parte che non è d'oro sta ghianda. Partiamo da sto presupposto. Partiamo da sto presupposto che sta ghianda non è dorata. Però torniamo indietro. Hai visto? Ce l'ho fatta. Wow. Solo tu potevi scendere lungo questo scivolo senza romperti l'osso del collo. Lo so. Torniamo indietro. E ok, Sandy a posto, Patrick a posto, manca Crab e manca Squiddy. Vediamo Squiddy. Secondo me è grosso anche questo di sogno. Fammi un favore, ragazzo. Tappati le orecchie. No, ti prego. Mister Crab, lei che ci fa nel sogno di Squiddy? Certamente non mi diverto, ragazzo. Questo è poco, ma sicuro. Riesci a usare questo pentagramma per arrivare fino alla spatola d'oro sul nasone di Squiddy? Penso di sì. Lasci fare a me, Mr. Crab. Supererò questa sfida con un fantastico acuto. Buona fortuna, ragazzo. Appena arrivi lassù, prova a svegliarlo. Sto finendo le aspirine. No, ti prego però. Ho l'impressione... No, aspetta. Io pensavo che fosse di nuovo il percorso con lo skateboard e invece no. Vabbè, d'accordo, vediamo. Dobbiamo capire per bene la distanza, però penso non sia infattibile. È solo un livello in cui devi continuare
a saltare. Tanto saltare. Ah, e tra l'altro questi gialli, cavolo, sono a tempo. E tra l'altro appena sono stato colpito si è illuminato tutto. Questi. Ecco fatto. Ok, qua sono di più ma vanno più lenti e sono più distanti tra di loro. Ci arrivo qui. Sì che ci arrivo, perfetto. Dai, che ce la facciamo, Squiddy. Ok, eccoci qua. Allora, il naso. Cacchio, è ancora un po' lungo il percorso, ma ci arriviamo. Questo che cos'è? Ah, è un tamburo, ok. Cavolo. Immaginavo che non ci arrivavo. Non ho avuto il giusto tempo qui. Allora, aspettiamo. Vai. Calmo. Ok, ci siamo arrivati. Perfetto. Cacchio. Ok. Vai. Prima che crolla. Perfetto. Dai che ci siamo. Eccoci qui. Ok. Allora, particolare il livello dei sogni. Non mi è dispiaciuto. Un po'. Veramente. Tipo qua, sono tanto distanti. Non ci arrivavo, mi sa. O forse sì. Fammi riprovare. Allora, forse quella nota in particolare. Non ci arrivi. Secondo me alcune sono più distanti delle altre. Ecco qua. Devi prenderle col giusto tempo e salto. Dai che ci siamo. Perfetto. Meno male che ogni zona c'ha un checkpoint. Cavolo, qua non avevo visto dove dovevo andare. Ok. No, cosa n'è andata prima che ci arrivassi? Che palle. Allora, aspetta. Dai. Ok, cacchio, vai. No, maledette. Ok, dai che ci arrivi. Perfetto. Ok, dai. Aspetta, perfetto. Vabbè, ci arrivavo, ma non volevo rischiare. Fermo un attimo. C'è un calzino lì. Dici che ci arrivo? No. Credo. No. Devo prenderlo da questo tamburino. E ho preso il checkpoint, il che vuol dire che mi devo rifare per forza il percorso. Preso. Patrick deve fare. Purtroppo il percorso me lo devo rifare davvero. Ok, per fortuna non eravamo totalmente lontani da dove eravamo prima, quindi possiamo riprendere lo stesso percorso. Eccoci di nuovo qui. Ecco fatto. Dai, gira. Perfetto. Ok. Calmi tutti qua che rifarmelo di nuovo non ne ho proprio voglia. Ecco qua. Dai, ci siamo. Su. Ti prego, fa più che altro che non abbia lasciato altri calzini in giro. Ehi, calmo. Prendiamo la spatola. Non è che tirandogli uno schiaffo si sveglia per davvero? Non è che c'è altro. Tipo sulle guancione. E a vista così non mi sembra di vedere altri calzini. Ce ne mancano solo due. Ci manca ancora il sogno di Crab. Quindi
potremmo ancora trovarlo, secondo me. D'accordo, torniamo indietro. Ecco qua, tutto a posto. Ben fatto, ora leviamo l'ancora e andiamocene da qui. Fuori dei coglioni. Eccoci qua, vediamo Mr. Crab che cosa nasconde. Squid è straordinario. Straordinariamente orrendo, vuol dire. Mr. Crab sogna il Krusty Krab. Che sorpresa, il lavoro mi segue dappertutto. Wow, è l'ora del pranzo, devo mettermi subito il cappello. Lascia perdere il cappello, prendi quella spatola e tiraci fuori da qui. È come d'accordo, un luccicante stuzzicadenti dorato che tiene insieme il pane del... Non perdiamo altro tempo. Allora, è chiaro che dobbiamo arrivare ai macchi rari. Purtroppo... No, non dirmi che ha tempo. SpongeBob a controllo missione, lancio ok. Ho l'impressione che... Allora... Lanza pennello. Purtroppo il brutto presentimento. Prendi questo! Ecco fatto. Ci arrivo lì. Ok, no. Ah, forse ho capito, devo distruggere robot, enciclopedia robotica. Devo distruggere robot per far sì... che si aprano i panini. Allora, non riesco a capire... come dovrei fare... Non posso! Per aprire il pane. Perché vedo che si aprono, ma non capisco il... A parte che questo mi ha lanciato via, a parte quello. Ma se mi resto qua sotto mi colpisce? A quanto pare no. Potere delle bolle. Vediamo se ci arrivo. Allora, a questa qui ci arrivo, quindi... Volendo... No, respawna subito. Maledetto. Magari non c'è esatto un ordine in cui distruggerli. Magari devi solo romperne un po' finché il gioco non si decide ad aprire tutto quanto il panino. Più che altro davvero non riesco a capire con che concetto io dovrei distruggere uno rispetto che l'altro. Però... Oh, aspetta. Ok, questo si è aperto per fortuna. Ecco qua, finalmente. Mi sento una spugna nuova. Il primo è andato, almeno quello. Wow, siamo a posto. Riluccicoso. Quello lì ci manca solo il pomodoro. Vabbè, io continuo a bersagliarne un po', poi nella speranza vediamo quale si apre quando. C'è un calzino qua sotto, cavolo. Oh, Patrick, okay. Sei felice di riaverlo. Speriamo di non cadere. Si è aperto, si è aperto. Cavolo. Fatto, distrutti. Tanto in realtà adesso respawna. Ok. Calmo. Ci manca solo un calzino. Come una bretta primaverile. Ci manca un calzino, ma non so dove possa essere. La vera domanda è: con quale concetto capisco quali robot devo distruggere? Attenzione, strada scivolosa! Ah, cacchio! Niente, mi sa che mi toccherà rifarlo. Errore triplicato! No! Troppo tardi. Ok, mi manca solo il pomodoro. In sostanza devi veramente continuare a distruggere robot fino a che il gioco non si annoia e ti sblocca tutti quanti le piattaforme. Eccolo lì, infatti. Ecco fatto, dai. Cerca di non cadere, bello. Per ora. Non
posso mamma mia. Prenderlo. Più che altro i nemici quelli che sparano, che sono fresca come veramente una primaverile. Pericolosi. Ecco qui, dai, che manca solo l'ultimo. Mi sento una spugna. Ecco fatto. No, cavolo. Speravo di distruggerlo con la palla da bowling, invece. Cioè con la pedata più che altro. Questo è invece non ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Mancano solo questi qui. Addio. Perfetto, mancano gli ultimi. Più del tempo necessario sta parte, mi sa, cavolo. Ecco fatto. Basta? Finalmente, mamma mia. Ci manca però un calzino. 72 spatole, fantastico. Dovremmo averle prese tutte. Finalmente, adesso possiamo andarcene. Ma prima devo essere pagato, Mr. Crab. Ma... mi scusi, Mr. Andiamo. Ah, c'era un pezzo allora che avevo mancato. Guardalo qua, eccolo finalmente. Aia. L'ultimo dei calzini. Oh, finalmente. Ok, e con questo possiamo tornare a Bikini Bottom.